Ha affrontato la sua prima finale di Coppa Italia con la Scavolini e ha vinto sul campo neutro di Bologna, poi ha vinto la finale di Coppa Europa a Losanna contro gli israeliani del Maccabi e poi è andata avanti nei playoff, prima superando per 2-1 la Scavolini Pesaro senza Meneghin in pratica, poi ha superato la Di Varese 2-0 andando a vincere una prima partita eccezionale sul campo di Varese, campo imbattuto durante la stagione regolare. Poi è stata la volta della finalissima che per la prima volta quest'anno si disputa al meglio delle 5 partite, vale a dire chi ne vince 3 è campione d'Italia. La prima partita si è giocata a Caserta, la Tresser veramente al di là di ogni aspettativa, di ogni pronostico, è andata a vincere sul campo di Caserta dopo un primo tempo negativo e positivo per la squadra di Caserta, ha recuperato uno svantaggio di 15 punti ed è andata a vincere di 5 lunghezze 95-90. Poi è stata la volta di giovedì, secondo incontro di finale, la Tresser l'ha fatto suo di 9 lunghezze 99-90 dopo essere stata in vantaggio anche di 20 punti. E questa sera c'è il terzo atto che può essere conclusivo per quello che riguarda la Tresser, ma terzo atto che la Mobil Girgi vuole fortemente fare suo per rimettere in discussione questo scudetto. 87 vuole giocare di nuovo a Caserta martedì per vincere ancora e ripresentarsi poi qui giovedì per l'eventuale quinto incontro di finale. È ovvio che i tifosi milanesi che innalzano adesso lo striscione proprio alle spalle della panchina casertana di Franco Marcelletti vogliono invece finirla qui, vogliono poter far esplodere la loro gioia qui al Palatrussardi e magari per le vie di Milano, come è già successo la notte della vittoria di Coppa Europa alla quale la Forte Editore, che pubblica Giganti del Basket, ha dedicato un libro di Gabriele Tacchini che ripercorre in oltre 60 pagine e un centinaio di fotografie tutte a colori questo cammino incredibile della Tresser in Coppa Europa, da il pareggio, vi ricordate, in Scozia, dalla sconfitta che sembrava irreparabile di Salonicco, meno 31, al recupero strabiliante proprio contro i greci di 34 punti e via via poi tutte le vittorie, le sconfitte e poi la grande serata di Losanna. Vediamo adesso i giocatori pronti per entrare in campo, i quintetti d'inizio sono quelli dell'ultima partita con una piccola modifica per quello che riguarda la Mobil Girgi che schiera il numero 5 Gentile, il numero 7 Dell'Agnello, il numero 14 Gluccio, il numero 18 Oscar e Donadoni col numero 13 al posto di Generali nel quintetto iniziale. La Tresser invece in campo con Fausto Bargna, Mai D'Antoni, Bob McAdoo, Ken Barlow e Roberto Premier. Si può andare a cominciare questa terza partita di finale. Le riprese sono sempre effettuate dall'equipe di Telepro con il regista Gigi Varolo e adesso si può cominciare il terzo incontro. Si parte, la prima palla è conquistata da Gentile che va subito in penetrazione, va al tiro. La palla finisce però nelle mani di D'Antoni dopo il rimbalzo sul tabellone. D'Antoni propone il primo attacco, Premier va subito al tiro da tre, Barlow conquista il tiro corto e va a realizzare il primo canestro della partita di Ken Barlow. Rapidissima la Mobil Girgi in transizione per Dell'Agnello, viene bloccato bene Dell'Agnello da Bargna. Vediamo le marcature, Oscar si proietta dentro alla sua maniera, il rimbalzo è di McAdoo che va lui in contropiede. Si ferma poi Bob, dà la palla a Fausto Bagna dalla parte opposta, una finta su Gluchov, c'è fallo di Gluchov, canestro non è buono. Inizio rapidissimo della partita. Gluchov che è stato limitato da problemi a un tendine, la seconda partita in maniera vistosissima non è riuscito a realizzare neanche un punto, ma ha le sue buone scusanti. McAdoo, una finta, supera Dell'Agnello, va al tiro, realizza Bob McAdoo, tifo alle stelle al Palatrussardi, come è ovvio. Gentile in palleggio, cerca Dell'Agnello, lo trova, Bargna lavora su di lui, McAdoo e Dell'Agnello subito si scontrano alla prima palla.
già la partita scorsa McAdoo e Dell'Agnello avevano avuto uno screzio. Vediamo che è proseguito anche subito in questo inizio. McAdoo, alla maniera dei professionisti, vuol subito mettere in chiaro i suoi diritti o vuole guadagnarne di altri, non sappiamo. Gentile recupera, stoppato da D'Antoni, questa volta fallosamente. Forse non c'era il fallo adesso, c'era il fallo probabilmente nell'azione precedente su di lui. Comunque Nando Gentile può andare in lunetta sul punteggio di 4-0 per la Tracer dopo un minuto esatto di gioco, questa terza finale per lo scudetto 87. Dan Peterson scruta il campo, sbaglia Nando Gentile il primo libero, Oscar va a incoraggiarlo subito. Ricordiamo questa squadra casertana che ha percorso una via strana, diversa, con un bulgaro, il numero 14 Giorgio Glucev in pivot, e un brasiliano, il numero 18 Oscar Schmidt in ala, grandissimo campione, grandissimo giocatore. Fausto Barnia va dentro, scarica bene a Ken Barlow che va a schiacciare, ma c'è fallo di Donadoni prima del possibile canestro di Barlow. Il fallo è di Donadoni. Ma due falli della Girgi, due falli della Tresser, rimessa per Fausto Barnia. McAdoo si libera subito, la palla va a Premier che penetra, fa un tiro dei suoi che non va dentro, ma c'è ancora un fallo di Donadoni. Arrabbiatissimo Sergio Donadoni, il giocatore ha recuperato la palla canestro dopo un anno in cui aveva preferito dedicarsi alle sue attività, alle attività della sua famiglia che ha un tabacchificio e altre attività commerciali a Caserta. Va a segno Roberto Premier, 5-1, inizio favorevole ai campioni d'Europa e ai campioni d'Italia in carica fino a questo momento della Tresser, 6-1. Gentile sempre in palleggio sinistro per Donadoni, una finta, va al tiro da tre Donadoni e realizza Sergio Donadoni, primo canestro da tre della partita, 6-4. Palla a McAdoo che la dà a Barlow, si gira bene, va al tiro, sbaglia Barlow, rimbalzo di Glucev. Glucev apre per Gentile che è sempre rapidissimo nelle transizioni. Oscar va da tre ancora e realizza Oscar, annullato tutto il vantaggio a Tresser, e adesso passa la Mabigigi a condurre 7-6 con due canestri consecutivi da tre punti di Donadoni e Oscar. Tresser in avanti con McAdoo, finisce a terra D'Antoni, palla Barnia che penetra, arresto e tiro in mezzo all'area, è corto, il rimbalzo è di Glucev e poi Premier va a commettere fallo. Primo fallo per Premier, tre falli a testa, Tresser e Mabigigi. Vantaggio di un punto per la formazione che attacca in maglia nera. Ancora Gentile per Donadoni. Glucev molto fuori, palla Gentile, cerca la penetrazione, la trova, sfondamento di Gentile. Ha cercato la percussione Nando Gentile, ma ha trovato sulla sua strada tre giocatori, alla fine anche Barnia che era proprio fermo da parecchio tempo. Vediamo, rimane a terra Gentile, ci sembrava solo deluso, forse ha subito anche un colpo, vediamo il medico che lo assiste, c'è un problema alla caviglia, interviene il ghiaccio, poi lo spray, non c'è bisogno dello spray. Marcelletti guarda preoccupato, e anche Piero Costa, general manager, e quel signore con i capelli bianchi che vedete sulla panchina casertana. Vedete adesso proprio inquadrato il momento dello spray miracoloso, vediamo se sarà tale anche in questa circostanza. Gentile sembra in grado di riprendere, si riprende un punto da recuperare per la Tresser. D'Antoni va a piccoli passi oltre la metà campo, trova McAdoo, va al tiro McAdoo, è abbondantemente lungo, il rimbalzo è di Oscar che riesce a tenere la palla viva per contrattacco casertano. Palla dalla parte opposta per Dell'Agnello,
una finta, penetra Dell'Agnello, va bene da sotto Sandro Dell'Agnello, realizza 9-6, 3 punti di vantaggio per la Mobil Girgi qui al Palazzo Sardi, il terzo incontro nei playoff. Premier va al tiro, la palla viene toccata da Glucio e poi perfezionata da Oscar, il possesso di palla per Dell'Agnello che tira subito, non riesce Glucio, va a tenere il possesso della palla che è di Barlow per D'Antoni che chiama lo schema a pugno. McAdoo al tempo per tirare, lo fa, sbaglia ancora McAdoo, contropiede Casertano, diamo Gentile, buona la palla per Donadoni che la dà poi dall'altra parte a Dell'Agnello che va a realizzare, 11-6 per la Mobil Girgi, 16-27 al termine, primo vantaggio, 5 punti per la squadra casertana, time out. Dai, Bob and Ken inside, let's play for Bob and Ken inside. Keep firing, all right? The shots are going to go down, we got to stop them down there, all right? Get back, hey Fausto, Roby, Dall'Agnello, hey, Donadoni, è tutto il contropiede, eh? Dai. Il time out di Dan Peterson, poche indicazioni più che altro per spezzare questo primo momento di vantaggio della Mobil Girgi che si deve giocare tutto qua questa sera, deve a tutti i costi vincere questa partita se vuole sperare ancora di costringere i milanesi al quinto incontro. È bravo Dell'Agnello, McAdoo però riesce a tenere la palla viva e va a realizzare McAdoo, 11-8, c'è anche un fallo su di lui, fallo di Gluchov, è il secondo fallo. E Bob McAdoo può incrementare il suo bottino realizzando il suo quinto punto, 11-9 per la Mobil Girgi, 16-5 al termine, va dentro Dell'Agnello, molto bene, e va a realizzare il Livornese. D'Antoni deve superare il pressing di Gluchov, figuratevi un po', era rimasto lì Giorgio, ha dato un po' fastidio ad D'Antoni, poi è tornato subito in difesa. Donadoni lavora bene per McAdoo che riesce però a liberarsi dietro e sfrutta un passaggio lob di Barlow per andare a realizzare 13-11. Ancora Gentile in avanti, Barlow marca Oscar, McAdoo marca Gluchov che ha la palla adesso, c'è fallo di Barlow. Gallinari è pronto per sostituire Fausto Bargna, lo fa adesso. Gallinari va su Oscar come previsto e Barlow si sposta su Dell'Agnello mentre D'Antoni su Gentile, Premier su Donadoni. Serie di blocchi per liberare Oscar al tiro che si libera ma sbaglia il cannoniere brasiliano, sempre infastidito anche psicologicamente dalla marcatura di Vittorio Gallinari che nelle ultime due partite è riuscito a fare due o tre cose sopraffine in difesa proprio su di lui. Va a realizzare McAdoo incredibilmente cascando a terra, realizza il stupendo fallo. Parità adesso sul 13 con tiro libero supplementare per McAdoo. Sesto fallo Girgi, 4 falli Treser. Decimo punto per McAdoo sui 14 della Treser e vantaggio milanese di un punto. Gentile va da tre, sbaglia, il rimbalzo è di Barlow per D'Antoni. Ancora Barlow in avanti, scarica la palla fuori di nuovo ad D'Antoni, chiama il blocco di Gallinari, lo ottiene, Gentile però difende bene, la palla va dall'altra parte per Premier perché va da tre e va a segno Roberto Premier. Contropiede Girgi, palla a Donadoni, sulla riga del tiro da tre, Oscar vuole la palla, ma va Donadoni al tiro, realizza Donadoni. Da tre punti ancora Sergio Donadoni, 17-16,
Si riporta un punto la Mobil Girgi. D'Antoni ancora per McAdoo. Barlo vuole la palla in pivot, non riesce a dargliela, però va a Premier. E Gluchov è bravo a recuperare la palla, c'è fallo anche di Premier. Pittis subito chiamato da Peterson per dare un po' di riposo a Premier, che è arrivato a due falli. In campo Ricky Pittis. Gentile per Donadoni, autore di due canestri da tre punti, va dentro Donadoni, arresto e tiro, e ancora realizza Sergio Donadoni. 8 punti per lui con 3 su 3 da 3 punti, 18 a 17 per la Mobil Girgi. E 2 su 2 da 3 e l'altro da 2. Barlo va dentro, era tutto solo, sbaglia questo canestro abbastanza agevole, sembrava da qui Ken Barlow. Gentile va da 3 e realizza. Gentile ancora, 21 a 17 per la Mobil Girgi. Sta giocando bene questa sua terza partita importante. Adesso è Dell'Agnello su McAdoo, mentre Donadoni è su Pittis, che fa da playmaker adesso, dà la palla a Barlow, a D'Antoni, che non ha il tempo per tirare, deve tornare sui suoi passi. Si butta poi dentro, dà la palla fuori a Gallinari, che va al tiro e va a segno. Gallinari ancora, come la partita scorsa, Vittorio Gallinari trova un altro canestro da fuori. Come vedete è solo questione di convinzioni, Gallinari non ha la mano più quadra di molti altri, basta che tiri. Va dentro benissimo Nando Gentile, bravissimo. Canestro, 23-19, ancora 4 punti per i casertani e 12-37 al termine. Pittis amministra il gioco lui in queste fasi, scambia con McAdoo, cerca lo spazio McAdoo, lo trova per un tiro difficilissimo e che non ha fortuna. Barlow è bravo a sottrarre la palla a Gluchov e andare a realizzare. 23-21, 12-16 al termine. Marcelletti chiede taglia fuori più forte ai suoi giocatori per non subire questi canestri, questi rimbalzi offensivi della Treser. Gluchov per Oscar, lavora Oscar per un tiro, fallo di Gallinari. Primo fallo per lui e la Treser raggiunge la Mobil Girgi a 6 falli. Con Oscar in lunetta. Oscar fino a questo punto un solo canestro da 3 punti e primi tiri liberi per lui. Realizza il primo Oscar. Anche il secondo va a bersaglio, 25-21, ancora 4 punti per i milanesi, per i casertani, scusate, 25-21, 8 minuti di gioco giocati fino a questo momento. Pittis per D'Antoni, mentre Meneghin è sulla sedia dei cambi. Grande pallone per McAdoo, che va a segno ancora, subendo fallo. Terzo canestro con fallo per Bob McAdoo, sempre in condizioni che sembrano impossibili per un comune mortale, e invece lui ci è riuscito. La Treser gioca la carta dei quattro lunghi, D'Antoni insieme a Meneghin, McAdoo, Barlow e Gallinari, mentre nella Mobil Girgi va in panchina Donadoni per Vincenzo Esposito, 17enne, 18enne gioiello del vivaio di Caserta. Va a segno McAdoo, porta a un punto la Treser, 25-24, 11-49 al termine. Ancora Gluchov fa qualche problema al suo tendine, arriva sempre per ultimo. Oscar fuori per Gentile, che chiama lo schema a pugno, mentre è pronto Generali anche per fare il suo ingresso in campo. E Gallinari marca Esposito adesso, pensate un po'. Buona la palla, ma è Meneghin che la tocca per Gallinari, poi per D'Antoni. Va dentro D'Antoni, che la dà fuori a Meneghin, ancora per McAdoo,
va al tiro McAdoo, c'è fallo su di lui di Dell'Agnello, che poi si prende anche una manata in faccia dal numero 15 milanese. Secondo fallo per Dell'Agnello, un time out chiesto adesso dalla Mobil Girgi. Let's be aware of who's going to have him, but I don't know who's. You take Generale Glushkov, okay? Prendiamo accordi per l'attacco. The offense, okay. Siamo sicuri sulle marcature, ok? Chiudiamo in difesa qui. Let's close the ball by defense. Ma no, e Dino blocca per Bob. Si riprende con Bob McAdoo in lunetta per due tiri liberi. Ottavo fallo di squadra per la Mobil Girgi, sesto fallo per la Tresser, 11-18 al termine. McAdoo ha la possibilità di riportare avanti la Tresser se realizza entrambi i tiri liberi. È corto, si vedeva anche da qui, è uscito male dalla mano il tiro di Bob McAdoo, che si riceve un applauso lo stesso. Applauso di incoraggiamento, ovviamente. Secondo va a segno, pari sul 25, c'è un problema, c'è da asciugare qualcosa sul campo dopo il time out. Ci pensa prima Picone con uno straccio, Picone è il segretario della società milanese, e si può riprendere parità con palla Nando Gentile. Generale appena entrato, tocca il suo primo pallone per Dell'Agnello, che non trova lo spazio per andare dentro, dà la palla fuori per Generali, che deve passare per linee esterne, poi pasticciano Generali e Gentile. Barlow al tiro, realizza, errore di Generali e Gentile, che perdono banalmente un pallone, però attaccati da D'Antoni. Generali molto fuori, McAdoo lo lascia andare un po' fuori, che tanto dice così non è un problema. Meneghin adesso marca Gluchov, lo anticipa molto, mentre Barlow si occupa di Dell'Agnello e Gallinari di Oscar. Va Gentile, sbaglia, è rimbalzo arpionato benissimo da McAdoo, che poi sta per perderlo, ma c'è lì Gallinari. Vantaggio 2 punti Tresser. McAdoo va al tiro, sbaglia questa volta Bob McAdoo. Gallinari contende la palla a Oscar, che pasticcia un po', ma Gallinari però è costretto a commettere un fallo, è il secondo fallo suo, 7 nella Tresser. D'ora in poi si tirano tutti, anche per quello che riguarda la Tresser. 10-14 al termine, 2 punti di vantaggio per la squadra che difende. Tresser non ha ancora azzardato la 1-3-1, arma importante della partita di Caserta e anche di quella di Milano. Gancione di Generali, che porta la sua squadra in parità, 27 pari. Zona 2-1-2 o 2-3, vediamo, per la Mobil Girgi. Va dentro Barlow, che sbaglia. Il rimbalzo non è controllato da Meneghin, che era sulla palla. Gentile, vediamo se vuole concludere da solo. No, dà la palla a Dell'Agnello. Oscar è tutto libero da 3 e va a segno Oscar. 30-27 per la Mobil Girgi, con Oscar che incita i suoi compagni. C'è un cambio. Va Premier per Gallinari. D'Antoni non ha ancora provato un tiro fino a questo punto, però cambia la difesa, adesso sono tornati a uomo i casertani, quindi alternano difese, vediamo un po'. Errore di Premier, che non riesce a dare una palla a Meneghin, contropiede, Gentile si butta dentro e va a realizzare Nando Gentile. 32-27, 5 punti, massimo vantaggio Mobil Girgi a 9 minuti dal termine del primo tempo. Meneghin prende la palla in lunetta, la dà a Premier, che tira subito, sbaglia Premier, c'è un fallo di Meneghin, in attacco. Fallo di Meneghin, primo fallo. Primo fallo per lui, la palla torna in possesso dei casertani.
Vediamo, c'è 1-1 per Generali. Mentre ha subito un colpo Mike D'Antoni e chiacchiera con Gentile. Ma Boselli fa il suo esordio in questa finale, non ha giocato per infortunio a Caserta, non ha giocato prudenzialmente la seconda partita a Milano, adesso fa il suo esordio, gioca con tre piccoli la Tresser, vediamo un po', esce Premier e fa il suo esordio Franco Boselli, viene salutato da Donadoni, l'assegno Generali, 6 punti per la Mobil Girgi, massimo vantaggio. Sono 7 adesso i punti per la Mobil Girgi, pressa Gentile su D'Antoni che però usa un po' il blocco di Meneghini e va oltre la metà campo. Vediamo se D'Antoni riuscirà a organizzarsi qualche tiro, invece pasticciano ancora lui e Meneghin e la Tresser perde un altro pallone e c'è un'altra opportunità per i casertani con Gentile e mette a posto Generali, poi Donadoni prende la palla sulla riga del tiro da 3 punti, ancora Generali in pivot, fuori per Donadoni che va al tiro, sbaglia questo tiro Donadoni ma c'è fallo di Meneghin e Donadoni può andare in lunetta. Fallo di Meneghin, secondo fallo, cambio Tresser. Cambio per la Tresser, va Bargna per Meneghin. La Tresser non ha ancora trovato in questa partita il tiro da fuori delle sue guardie, particolarmente di D'Antoni che non ha ancora tirato e non ha ancora realizzato, mentre Premier è a 5 punti con un solo canestro da fuori, totale 9 su 20, ma con i canestri di McAdoo soprattutto. Un solo tiro valido per Donadoni, 35 a 27, ma sono 8 i punti per la Mobil Girgi. McAdoo dà una palla a Barlow che non riesce a lavorare per costruirsi un tiro, dà la palla fuori a McAdoo che deve rincorrerla. Sono 13 secondi al termine dell'azione, vediamo McAdoo che va su per il tiro, Generali va a commettere fallo. Fallo di Generali, primo fallo. Vediamo cosa decidono gli arbitri. Non si è ancora capito, almeno noi non l'abbiamo ancora capito. Sono 1 più 1. Sbaglia il primo, va subito al tiro, cortissimo per McAdoo. Tresser sta facendo un po' di confusione. Oscar invece non la fa e va 10 punti di vantaggio la Mobil Girgi a 7:41 dal termine. Mobil Girgi non vuole lasciare niente, l'abbiamo già detto, si gioca la partita della vita questa sera. Boselli penetra, poi scarica fuori per Barlow che va dentro, si appoggia ma sbaglia poi il tiro. La Tresser non ne combina una giusta in questi minuti, mentre la Girgi vede crescere un po' il suo gioco, la sua precisione e cerca di sfruttare il momento positivo con Gluchov che va dentro, c'è fallo di McAdoo. Fallo di McAdoo, primo fallo. Primo fallo per lui e Giorgio Gluchov può andare in lunetta, riesce Boselli, torna Premier, esce anche McAdoo per Gallinari, vedremo la 1-3-1, possiamo già dirlo con tranquillità. C'è un time out però chiesto dalla Tresser. Di mezzo, you're on the side, that side Barlow, Robby, questo lato qua, tu sei solo, you're on front, ok? We got a runner offense, so we're getting bad shot every time, they're getting good shot. Three of them are runner offense, let's go down, goddammit.
Peterson ha chiesto ai suoi giocatori buoni tiri, non cattivi tiri. E questo è una parte del problema. Gluchov sbaglia il primo tiro libero, incitato dai suoi compagni dalla panchina. Il secondo però non lo sbaglia. 38-27, diventano 11 punti per la squadra casertana. D'Antoni va in penetrazione, poi preferisce tornare indietro, però va a tirare sbagliando dall'angolo, ma è D'Antoni. Ancora palla alla Mobil Girgi, 1-3-1 milanese. Vediamo. Generali per Donadoni, vediamo Gentile. Palla in angolo per Generali, bene. Sotto per Oscar che deve darla fuori. Fallo di D'Antoni su Donadoni. 1-1 per Donadoni. Fallo di D'Antoni sul secondo fallo. Al secondo fallo del capitano milanese. Mentre le prime battute della 1-3-1 non hanno prodotto risultati positivi. E riesce adesso Oscar da tre, cerca un colpo pesante. Generali è bravo, conquista, e Oscar due volte di fila non sbaglia un tiro da tre. 41-27, vantaggio importantissimo della Mobil Girgi qui a Milano nel terzo incontro. Pubblico si sveglia un po' e tifa per la sua squadra. Premier risponde da tre, ma sbaglia Roberto Premier, rimbalzo di Gluchov. Mobil Girgi imperversa in queste battute. Ancora 1-3-1 milanese. Barlow tocca la palla in rimessa laterale. ...22 secondi al termine di questa azione per i casertani. Palla viaggia tra le due guardie. Ancora fuori per Donadoni. Per Donadoni. Da tre punti ancora Sergio Donadoni. 44-27. 17 punti per i casertani. McAdoo è pronto per il cambio. D'Antoni cerca spazio, non lo trova. Va Bargna, mezzo gancio, appoggia la palla al tabellone, realizza Fausto Bargna. 44-29, vediamo ancora la 1-3-1. Lavora bene adesso la Mobil Girgi nell'attacco a questa difesa. Oscar va ad un tiro in acrobazia, ma è capace di farlo, molto bravo Oscar. Ancora appoggia la palla al tabellone, realizza, ma c'è fallo di Premier su di lui, terzo fallo. Oscar è a terra, accusa un colpo alla schiena, vediamo. Rientra McAdoo nella tresser mentre Oscar si rialza. Fallo è considerato dopo il tiro, quindi c'è la rimessa con Pittis in campo anche. Effettuata, Pittis fa da playmaker, marcato da Donadoni, Oscar raddoppia su di lui. Pittis è bravo a tenere il possesso della palla che va a Bargna. Bargna penetra, prima non se la sente di tirare, poi lo fa. Sbaglia, va a toccare la palla sul rimbalzo, ma la rimessa è per la Mobil Girgi. Si riprende, difesa individuale dei milanesi adesso. Gluchov suggerisce lo schema a Gentile. Palla fuori per Gluchov, per Gentile che può penetrare. C'è fallo di Bargna, abbastanza strano. Bargna non dice niente, probabilmente il fallo c'era. Adesso vediamo Donadoni in lunetta. 46-29, vantaggio molto molto ampio per Caserta.
possono diventare 18 i punti per la squadra casertana con il secondo libero di Sergio Donadoni a 4:30 dal termine. E sono 18-19 i punti per la squadra casertana con 14 punti di Sergio Donadoni. McAdoo va al tiro, sbaglia ancora McAdoo a 4:13 dal termine. Gentile frena un po' l'azione dei suoi adesso. Lucio va in pivot, vuole la palla, non gli arriva, Donadoni, una finta e poi va al tiro, sbaglia questa volta Donadoni, rimbalzo di McAdoo per D'Antoni, che va lui a prendersi un tiro da tre, realizza Mike D'Antoni, primo canestro, primo tiro di D'Antoni da tre, che va a segno, 48-32, 16 punti di vantaggio per la Mobil Girgi che attacca con Gentile, pubblico è con la sua squadra adesso. Ne ha bisogno in questo momento la formazione di Peterson. Donadoni può andare al tiro, lo fa con tranquillità e sbaglia. La palla è bianca per D'Antoni. C'è un fischio del tavolo, c'è un cambio. Leorna Meneghin per gli ultimi tre minuti per Fausto Bargna. Meneghin va subito a aiutare la rimessa. E si può riprendere con McAdoo che va a penetrare, si prende il fallo di Generali, andare in lunetta Bob McAdoo sul secondo fallo di Generali, mentre Dell'Agnello è pronto per sostituire, vediamo chi, proprio Pietro Generali. Anche Esposito per Donadoni, protagonista di questa terza partita di finalissima. 3:18 al termine, McAdoo in lunetta. Va a segno McAdoo. Anche il secondo è buono, 48-34. E recupera qualcosa la Tracer che va a meno 14. Gentile cerca il blocco di Oscar, non lo sfrutta, va dalla parte opposta, poi Oscar va da tre, è corto il tiro, la palla finisce a Esposito, bravo Pittis che va a schiacciare a due mani facendo saltare in piedi il pubblico, 48-36, recupera 8 punti da Tracer, 2:47 al termine, Gentile ancora in avanti. Dell'Agnello su riga del tiro da tre punti, Lucio va dentro, Meneghin anticipa bene e bravo Pittis che recupera la palla per D'Antoni che va per McAdoo in contropiede, McAdoo cambia mano, sposta, ha spostato col pallone Lucio, si sembrava, ma c'è fallo di Gentile e un tiro più uno o due vediamo per Bob McAdoo, time out per la Mobil Girgi. We're in no hurry, okay? Run, run! Rebound! Loose balls, rebounds! Rebounds in lunghi. Long rebounds, Mike. Si riprende con Bob McAdoo in lunetta. Si sfoga un po' in cori un pochino di derisione, non ce ne sarebbe motivo visto che la Mobil Girgi sta giocando la sua onestissima partita per vincere come si conviene, 48-36, secondo libero per McAdoo che ha sbagliato il primo, non sbaglia il secondo, 11 punti con 17 punti per McAdoo, fallo di Pittis con D'Antoni che va a commettere
il fallo su Esposito a tempo ormai fermo, non si sentiva veramente niente. D'Antoni poi si è spiegato subito Esposito in lunetta. Palla lunga sull'errore di Esposito, ma va nelle mani di Gentile. Chiama lo schema 2 il playmaker, il capitano Casertano. Fuori per Esposito, ancora Gentile che va al tiro, sbaglia abbondantemente Gentile, Barlow in palleggio per McAdoo. Pasticcia la Tresera ancora, c'era la possibilità di un buon tiro che invece non va a bersaglio. Dell'Agnello, sfondamento su Meneghin, Dell'Agnello poteva fermarsi, era uno contro tre, era uno contro tre, e va a commettere una stupidaggine, suo terzo fallo, con cambio subito per Marcelletti, torna Donadoni e torna Generali, vediamo chi esce, sono sei giocatori in campo, la Mobil Girgi, adesso esce Dell'Agnello che è ancora in campo, si gioca lo stesso, vabbè. 1.43 al termine, Tresser in recupero parziale dei 20 punti che aveva accumulato di vantaggio la Mobil Girgi. Barlow, Pittis molto fuori, conserva il palleggio arretrando, non arriva la palla a McAdoo, arriva a Meneghin che ha lo spazio sufficiente. D'Antoni va a finire nell'angolo, scarica fuori per Pittis, una finta di Pittis che fa una stupidaggine, però la palla poi è nelle mani di Meneghin che va al tiro di sinistro. Meneghin, due punti anche per lui, 9 punti per la Mobil Girgi, 1.10 al termine. Importante questo pallone conquistato da Meneghin e questo canestro suo. Fuori Oscar che va al tiro e realizza la 3. Oscar, grandissimo il brasiliano. 55 secondi al termine, con D'Antoni in penetrazione, fuori per Meneghin, Pittis che va da 3 punti, realizza Ricky Pittis, 47 secondi al termine, raddoppio su Donadoni che esce benissimo dal raddoppio, pressa la Tresser, vuole un altro tiro, fallo di Barlow, ingenuo fallo di Barlow che consente a Oscar di andare in lunetta. Oscar è l'ultimo giocatore della partita che deve essere mandato in lunetta con falli di questo tipo, perché è difficile che sbagli. E invece c'è lui in lunetta, 34 secondi al termine, con 9 punti di vantaggio per la sua squadra. A segno Oscar, anche il secondo a disposizione, riporta 10 punti la Mobil Girgi. Sbaglia il secondo Oscar, 10 punti con 30 secondi, 24 secondi da giocare per la Tresser, poi ce ne saranno 2 o 3 ancora per la Mobil Girgi. Vuole un solo tiro la Tresser, vediamo se riesce in questa operazione di chirurgia cestistica. D'Antoni in palleggio, 9 secondi dal termine, vediamo, la palla va a McAdoo, a Barlow che si gira bene, va al tiro, realizza Ken Barlow, 4 secondi, Pittis recupera, va al tiro da 3, realizza Pittis, grande numero per Ricky Pittis che va 52-47, recupera una palla su una stupidaggine, Casertana, e realizza 52-47. Vediamo il tabellino per la Tresser Bagna 2, Pittis 8, D'Antoni 3, Premier 5, Meneghin 2, Gallinari 2, Barlow 8, McAdoo 17, nella Mobil Girgi Gentile 8, Dell'Agnello 6, Generali 4, Donadoni 14, Gruciov 1, Oscar 19. Partita che la Tresser ha riaperto dopo aver avuto 20 punti di vantaggio con una grandissima Mobil Girgi che ha messo la Tresser in gravissima difficoltà. La Tresser poi è riuscita ancora in un recupero incredibile fino a questi ultimi due canestri, questo canestro da 3 di Pittis su palla persa dalla Mobil Girgi. Ci risentiamo per il secondo tempo.
un punto. Secondo tempo di Trestre Mobile Gigi, terzo incontro di finalissima playoff 1987. La Trestre è riuscita a rimettere in piedi una partita che sembrava compromessa. Ad un certo punto ha avuto 19 lunghezze la squadra casertana, poi con un parziale di 18-4 negli ultimi 4 minuti la squadra milanese è tornata a 5 lunghezze e ora è in possesso di palla in attacco con Mike D'Antoni, che è in campo con McAdoo, Meneghin, Pittis e Barlow. Va D'Antoni, un tiro da sotto, sbaglia banalmente D'Antoni da sotto, Gentile in contropiede, D'Antoni torna su di lui, la Mobile Gigi in campo con generali Oscar, Gentile, Donadoni e Gluchov. Donadoni è stato insieme a Oscar l'artefice di questo primo tempo eccellente della formazione di Caserta, mentre da parte milanese c'è stato un ottimo Pittis, autore del canestro proprio a fil di sirena, canestro che ha fallo di Meneghin, ha preso il rimbalzo Pittis tutto solo, poteva andare a realizzare, invece c'è fallo di Meneghin che non abbiamo visto, però non mettiamo parola. Terzo fallo per lui e primo fallo Trestre della ripresa. Un minuto giocato nel secondo tempo, punteggio rimasto fermo 52-47, quello della fine della prima parte della gara. Generali, bella palla di Generali per Donadoni che sfrutta bene il blocco e va a realizzare. 54-47, Amobi Girgi comincia bene il secondo tempo, McAdoo va al tiro, lo sbaglia, il rimbalzo è di Oscar. Iniziato male la Trestre, le primissime battute del secondo tempo, la Mobile Gigi ne ha approfittato. Vediamo adesso Gentile ancora da tre punti, ritornano 10 punti per la Mobile Gigi. Cambio Pittis Barlow, ancora Pittis, vuole Meneghin, la palla in posto, la riceve, si gira di nuovo Meneghin, palla va a McAdoo, fallo di Generali su di lui. Generali dice che Meneghin gli ha fatto lo sgambetto. Cambio per la Trestre, tornano in campo Bargna e Premier per Pittis e Meneghin. Rimessa proprio di Bargna. Gli arbitri sono Fiorito e Martolini. Buona la loro direzione. McAdoo va dentro dalla parte opposta, sbaglia McAdoo, Premier va a realizzare aiutandosi un po', Roberto Premier va a realizzare questo canestro. 0 su 3 di McAdoo nel secondo tempo. Il primo canestro della Trestre con Premier appena entrato. Premier marca Donadoni, Oscar adesso ha la palla, lavora bene per conquistarsi un tiro, Gluchov va al tiro da sotto, subisce fallo. Fallo è di Bob McAdoo, suo secondo fallo, mentre Bargna ha subito qualche piccolo stiramento, vediamo che si aggiustava la gamba. Mentre Gluchov è in lunetta. Gluchov ha realizzato un punto nel primo tempo, uno su due liberi, adesso sbaglia il primo libero, sbaglia anche il secondo, rimbalzo è di Premier che consegna la palla ad Antoni, a McAdoo che va al tiro ancora, sbaglia ancora McAdoo, 0 su 4 per lui nella ripresa. Donadoni attraversa tutto il campo in palleggio, poi dà la palla a Gentile, a Oscar che parte in penetrazione, sbaglia Oscar ma conquista lui il rimbalzo, sbaglia ancora e c'è una palla persa da McAdoo,
e consente un altro canestro alla Mobigirti. 59-49, 17 minuti al termine. Bargna in post, vuole giocare uno contro uno, non ci riesce. D'Antoni non riesce a liberarsi, va dentro Roberto Premier, cioè, fallo su di lui. Oscar rimane a terra, era un po' dolorante alla caviglia, però si alza subito Oscar. Vediamo che proprio lui voglia rimanere in campo anche con una gamba in meno. E Roberto Premier in lunetta. Vuole portare sotto i 10 punti la Tresser. Premier ci riesce, va a 9, meno 9 per la Tresser. Meno 8, adesso con Gentile oltre la metà campo. Premiere interviene bene sulla palla che arrivava dalle parti di Donadoni, però la manda fuori. 23 secondi per questa azione della squadra casertana. Ancora Donadoni che va in penetrazione, fallo di Premiere su di lui. Premier è il quarto fallo per Roberto Premier e terzo fallo Tresser. Pittis ancora viene chiamato da Peterson per sostituire Premier. Oscar penetra, fa danni gravissimi alla difesa milanese. Oscar che arriva a 21 punti, il suo bottino individuale riporta a 10 la formazione di Franco Marcelletti. Blocco per D'Antoni che non riesce però a ricevere. Bargna va al tiro, lo sbaglia, il rimbalzo è di Barlow che ridà la palla al playmaker D'Antoni che va al tiro, sbaglia D'Antoni, la palla alla fine è toccata da Barlow mentre rimane per terra Fausto Bargna. Rimane per terra Fausto Bargna, vediamo, un po' sofferente, però riprende anche lui il suo posto in campo. Palla ancora la Mobil Girgi, 16-3 da giocare, 10 punti di vantaggio per la formazione casertana nel terzo incontro di playoff. Terzo incontro che può voler dire lo scudetto milanese se vince la Tresser e vuole dire invece il quarto incontro a Caserta se vince la Mobil Girgi. Sbaglia Generali, riesce McAdoo a conquistare il rimbalzo. Palla per Ken Barlow, si alza, va al tiro. Finisce a terra Premier con Generali, che Premier insegue Generali, speriamo che non succeda niente di grave. Adesso c'è canestro di Donadoni da due punti, 63-51. Deve essere nervosissima, non riesce a riprendere in mano questa partita. La Bargna, McAdoo, doppio fallo, fallo di Premier. Doppio fallo, Premier con Generali vanno a discutere di qualche cosa, dei loro antenati probabilmente. Vediamo Premier in panchina, 5 falli per lui, 9 punti per Premier, 2 su 6 al tiro. E 4 su 4 ai tiri liberi. Pittis in campo al suo posto, rimessa Mobil Girgi con 12 punti di vantaggio e McAdoo con 0 su 4 al secondo tempo, non è ancora realizzato un punto e questo per la Tresser costituisce sicuramente un grosso handicap. Gentile non riesce a trovare Oscar, che Gallinari è entrato in campo, adesso lo sta marcando. Buona la palla per Generali, un paio di finte, poi la palla finisce a McAdoo e la dà ad Antoni. Grande lotta sotto canestro, McAdoo può andare al tiro, questa volta va a realizzare Bob McAdoo. 10 punti da recuperare per la Tresser con Pittis e Gallinari in campo insieme ad Antoni, McAdoo e Barlow. Gentile ancora, usa il blocco di Generali,
palla va proprio a Pietro Generali che la dà a Oscar, che si alza, va al tiro, realizza Oscar. 63-55. È sbagliato il punteggio, però dovrebbe essere 10 punti, 65-53, sono 12 punti per la Mobil Girgi. Ci sembrava un po' strano, in effetti non era possibile. Palla a Barlo sotto e fallo di Oscar su di lui. 4 falli Tresser, 3 falli per la Mobil Girgi, a 13-47 dal termine, con 12 punti per la squadra casertana. Pecadù riceve la rimessa da Gallinari, poi va lui in palleggio per Pittis, ancora per Mecadù, e non riesce a costruirsi il tiro. Sta un po' la palla però a Barlo, e Oscar è costretto a fermare fallosamente ancora. È il terzo fallo per il brasiliano, che arriva anche a 4. La Mobil Girgi pareggia il conto. La Mobil Girgi va a zona adesso. Pittis va da 3 punti, sbaglia questa volta Ricky Pittis. Gallinari interviene sulla palla che aveva conquistato Gluchov, ma gliela manda semplicemente in rimessa laterale. Si riprende con la Girgi in avanti, 12 punti da amministrare per lei. Palla Generali, recupera una palla Gallinari per Barlow, adesso D'Antoni, che non ha trovato ancora la possibilità di tirare con tranquillità, cosa che aveva fatto nelle prime due partite. Vediamo adesso Mecadù contro la zona, palla sotto a Pittis che va a realizzare un ottimo passaggio di Mecadù. Gentile arriva prima dei suoi compagni, dice qui non c'è nessuno, allora gli dice loro di muoversi un po'. Gentile quasi riesce a sottrarre una palla ad Antoni, poi la palla finisce fuori, rimessa per 16 secondi alla Mobil Girgi ancora. 10 punti per lei. Gentile cerca la percussione, trova una stoppata di Mecadù, ma anche un fallo di Mike D'Antoni. Terzo fallo per il capitano milanese e 2 tiri liberi per Nando Gentile. Sbaglia il giovane capitano della squadra di Caserta, il primo tiro libero, mentre D'Antoni chiama la difesa 1-3-1 per la prossima azione. Sbaglia anche il secondo libero Nando Gentile. D'Antoni può passare la metà campo, dare una palla a Mecadù che va al tiro e realizza. 65-57, 21 punti per Bob Mecadù. Oscar penetra bene nella 1-3-1, sbaglia però, il rimbalzo di Mecadù per Pittis che va rapidissimo, appoggia bene la palla, ma è la rimessa è nera. Vediamo, gli arbitri hanno forse deciso qualcosa di diverso l'uno dall'altro. Palla 2 salomonicamente, e come dice il regolamento, quando gli arbitri fischiano due cose diverse c'è palla 2, time out Mobil Girgi. Hey Mike, look, we got to get a better shot selection. We're getting ball to Bob, he's just going one on. We got all the guys spread out. But they're in a the zone. They might change out now. Recognize the defense, all right? We're in three. Well, all right, we're in three. But listen, if they, Mike, if they go back man, little out of hand, Ricky blocking down for Bob. Don Joni's going to change on Bob. That's crazy. Bob, mix up your cuts. Curl around the double sometimes, okay? Terminato il timeout. C'è la palla 2. Vediamo tra chi. Sono Barlow e Generali a saltare, mentre è rientrato Dell'Agnello per Gluchov nelle file casertane. Ed è della Mobil Girgi questa palla. Pietro Generali con molta esperienza è riuscito a conquistarla. Vediamo la difesa milanese, tocca la palla ad Antoni ma non a sufficienza, raddoppio su
Dell'Agnello, poi ancora Donadoni per linee esterne per Dell'Agnello, adesso che va al tiro, lo sbaglia abbondantemente Sandro Dell'Agnello, c'è contropiede milanese con palla a Mekadu che va al tiro e va a segno Boba Mekadu, 65-59, torna in partita la Tracer, 6 punti per la squadra casertana, che va in angolo con Dell'Agnello che deve dare la palla a Oscar, fuori a Donadoni, ancora in angolo a Oscar, Donadoni ancora, deve lavorare con intelligenza la squadra casertana per non incappare nelle trappole difensive milanese, e Donadoni ancora, che è il miglior tiratore della partita, ha lo spazio per bucare la difesa milanese, 21 punti per lui, 68-59. Gallinari torna la palla per Barlow adesso, che ferma il palleggio e fa, e non dovrebbe farlo, va a commettere passi. Time out per Peterson adesso. Catches it, flips it back with these, so don't let him catch it, right? Or get up there, play even, get out of there. Go, go, go. Go now, go, come on. Go. 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 Si riprende ancora la Tracer, difesa 1-3-1 con D'Antoni in punta, Gallinari ultimo sotto, Barlow, Mekadu e Pittis nella linea mediana, se così si può dire, anche se la linea mediana non è un termine molto cestistico, ma tanto per capirci. Ancora la palla a Gentile che va da tre, va a segno Nando Gentile, e la Moby Girgi con 6-0 si riporta a più 12. Vediamo come reagisce la Tracer, difesa individuale di Caserta adesso. Mekadu non si libera dalla guardia di Dell'Agnello, palla va a Ken Barlow che si muove in palleggio, fuori per Pittis che chiama lui la L. Va dentro Pittis e fallo di Donadoni. Quarto fallo per Donadoni. È stato bravo Pittis a scegliere questa soluzione. Rimessa della Tracer per Mekadu a Pittis che va da tre punti, sbaglia Pittis, il rimbalzo è di Gallinari e finisce fuori con la punta del piede, rimessa quindi Moby Girgi ancora. Cambio Girgi, va Donadoni in panchina con 4 falli per riposarsi un po' e Marcelletti vuole averlo più avanti nella partita, va Esposito al suo posto. Difesa individuale adesso per la Tracer con Generali in lunetta, si gira, palla per Gentile, vuole il blocco di Generali, lo ottiene, palla Dell'Agnello che va dentro, sfondamento di Dell'Agnello, quarto fallo anche per Sandro Dell'Agnello. Esce Pittis, va in campo Boselli, Peterson vuole, ha bisogno i tiri di qualcuno delle sue guardie, qualcuno dei suoi esterni, ha bisogno dei canestri più che dei tiri. Vediamo se Boselli riuscirà a offrirci qualcosa. Intanto Mekadu, cadendo all'indietro, va a segno, 71-61, 10 punti ancora per la Moby Girgi, 9-19 al termine del terzo incontro dei playoff 87. Lucio, viene preparato la Marcelletti, tornerà in campo Esposito, va dentro lui, dà buona palla, una buona palla per Dell'Agnello che va dentro e subisce fallo da D'Antoni probabilmente, e quarto fallo anche per Mike D'Antoni. Come non detto, è fallo di Barlow, ci eravamo ingannati. Probabilmente gli arbitri hanno premiato un po' D'Antoni in questa circostanza. Dell'Agnello in lunetta, va a segno Sandro Dell'Agnello, 72-61. Secondo
73, di nuovo 12 punti per la squadra casertana, che sta mettendo il suo marchio su questa partita con vantaggi consistenti. La Tressera non è riuscita a recuperare solo fino a... riesce D'Antoni a recuperare una palla, canestro sembrava fatto, interviene Oscar su Barlo, manda fuori la palla, è solo rimessa laterale per la Tressera che non ottiene niente da due tiri, due possibilità abbastanza agevoli. Ci prova McAdoo ad andare al tiro, sbaglia anche McAdoo, Gallinari interviene bene e la rimessa è ancora per Caserta che è in contropiede e adesso l'arbitro vuole equilibrare un po' le cose, fischia palla accompagnata a Vincenzino Esposito che forse si poteva anche lasciar correre. 8:33 al termine, 12 punti da recuperare per la Tresser. D'Antoni ancora, McAdoo non riesce a liberarsi, errore di Boselli. D'Antoni riesce a toccare la palla a Esposito, la rimessa è casertana, anche se D'Antoni dice che la palla dopo che l'ha toccata lui è finita sulla gamba di Esposito. Rimessa proprio per il giovane casertano, per Oscar che va al tiro, il rimbalzo è di Barlo, D'Antoni per Ken Barlo, deve tornare sui suoi passi l'americano. Fallo di Dell'Agnello su McAdoo, quinto fallo se non andiamo errati di Dell'Agnello. Dell'Agnello si lamenta, 8 punti con 3 su 6 per Sandro Dell'Agnello. Rientra Meneghin nella Tresser per Boselli, 4 lunghi per la Tresser. Vediamo adesso, le prova tutte Dan Peterson come è ovvio. Rimessa effettuata, la palla va a McAdoo, poi ad Antoni. Antoni sfrutta il blocco di McAdoo, non può penetrare, dà la palla a Barlo. Fallo di Oscar, fallo di Oscar, dovrebbe essere il quarto fallo, sì, è il quarto fallo del brasiliano. Situazione di falli può diventare critica per la formazione casertana che ha già fuori Dell'Agnello e ha 4 falli con Donadoni e Oscar, i migliori tiratori della formazione. Va a segno Barlow. Va a segno anche il secondo di Ken Barlo, 10 punti per la Mobil Girgi a 7:42 dal termine. Palla Glucio che si gira bene, prende la stoppata da McAdoo. Rimbalzo è di Meneghin. D'Antoni oltre la metà campo, a meno 10 da Tresser. Palla a Meneghin. Va in palleggio Meneghin, fallo di Generali, quarto fallo anche per Pietro Generali. Situazione criticissima dal punto di vista dei falli, ma positiva per il risultato. La Mobil Girgi avanti di 10 lunghezze, ci sono i tiri liberi di McAdoo, 1 più 1. Il pubblico incoraggia la sua squadra che mai come oggi ne ha bisogno. A segno McAdoo, 26 punti per McAdoo nonostante tanti errori, 27 adesso, 73-65, torna, va a meno 8 la Tresser. Gentile cerca la percussione, non ottiene niente ma dà la palla bene a Oscar che sbaglia, la palla finisce nelle mani di D'Antoni. C'è contropiede, D'Antoni vuole un tiro da tre, lo sbaglia,
finisce a Meneghin, che però dà una palla a Gentile, che sbaglia Gentile, un canestro, lui è il canestro. McAdoo si arresta, va al tiro, sbaglia McAdoo, rimbalzo di Gentile per Barlow che va sotto, stoppata di Gluchov, mentre ha preso un colpo Donadoni, finita a terra Barlow. Adesso la partita è una battaglia generale, ha preso un colpo da Meneghin che si è girato quando ha preso il rimbalzo, del tutto fortuito. Vediamo che si rialza Donadoni. Gli arbitri danno una rimessa alla Mobil Girgi, sembrava francamente una rimessa della Tresser, ma non capiamo il perché francamente. Si riprende con palla Gentile, con D'Antoni arrabbiatissimo. Gentile ancora, azione importante questa, importantissima, con Nando Gentile che va al tiro da tre, lo sbaglia, D'Antoni gli tocca il pallone. Gentile va alla caccia di D'Antoni, non trova però il pallone, D'Antoni mette a posto i suoi, chiama il numero 3. Lo schema d'attacco numero 3 per Ken Barlow, fuori ancora per D'Antoni, non si libera nessuno, va al tiro D'Antoni, va a segno Mike D'Antoni, 73-68, si riporta a meno 5 la Tresser, 5 minuti e 49 al termine. Donadoni ha lo spazio per il tiro, lo sbaglia, un rimbalzo di Mike D'Antoni che va avanti con la palla per McAdoo che va dentro, sfondamento di Barlow. Quarto fallo di Ken Barlow e palla alla Mobil Girgi, 5.34 al termine, la bolgia è qui, è infernale. Rimessa di Oscar per Gentile, 5 punti da amministrare per la squadra casertana. Oscar, finta al tiro, non ci va, va dentro Oscar, finisce a terra, sfondamento di Oscar, quinto fallo di Oscar. Quinto fallo del cannoniere brasiliano, Meneghin è andato al punto giusto a difendere su di lui e si è preso questo sfondamento. Applausi a Oscar che merita veramente un grande applauso, solo però 23 punti per lui in questa partita che finisce a 5 minuti e 19 dal termine, 8 su 20 al tiro per lui, non è certo la sua miglior partita, ma Oscar merita gli applausi di tutti per il campione che è, per il modo in cui interpreta la pallacanestro da ormai moltissimi anni. Meno 5, la Tresser ha 5 punti da recuperare, vediamo come andrà a finire. Ancora palla a Barlow, non riesce a penetrare, deve tornare indietro, dà la palla a Meneghin che la affida alle mani di Mike D'Antoni. Va Meneghin a portargli un blocco, D'Antoni va dalla parte opposta, va a tirare lui, sbaglia D'Antoni, e Gallinari che conquista il rimbalzo, la palla a Meneghin, a McAdoo, a Barlow che va a schiacciare con fallo di Gluchov, con fallo di Gluchov che noi non abbiamo visto. E Barlow può andare in lunetta, può portare a 2 punti la Tresser. Meneghin incita il pubblico ad incitare la Tresser, il pubblico è tutto in piedi, tutti in piedi qui al Palazzo Sardi. Vediamo se la Tresser ci propone un altro miracolo. Sbaglia Barlow. 4.42 al termine, un'eternità. Un'eternità ancora. Gentile, dà la palla sotto a Gluchov che va a appoggiare la palla. Quasi schiacciata, Gluchov trova un canestro, il suo primo di queste due partite di Milano, ma però un canestro importante per la sua squadra, molto importante. Meneghin sotto per Barlow,
che si gira, e bene, va a segno. 75 a 72. 4 minuti e 8 al termine. Pubblico è una voce sola adesso. Non sono più solo i Panthers a tifare per la Tressere, tutto il pubblico, dalla prima fila fin su all'ultima, dove si vede veramente molto poco. Donadoni penetra, Gallinari recupera la palla, ma c'è fallo. In lunetta Donadoni, uno più uno per lui. Torna più 4 la Moby Girgi. Più 5. 3.50 al termine. D'Antoni prestato da Esposito adesso. Nella zona di Caserta. Palla Meneghin. Per Mekadu. Che va al tiro, realizza Mekadu. 77-74, 29 punti per Bob Mekadu. Il tetto dei quattro lunghi ha funzionato in questo momento, fino a meno 3, vedremo dopo. Generali, molto fuori, Meneghin gli lascia spazio. A palla va Vincenzino Esposito. Ancora Generali che trova Gentile, che va dentro, si butta indietro, va al tiro Gentile, lo sbaglia. Rimbalzo di Mekadu, che dà la palla ad Antoni. 3 minuti dal termine. Mekadu alla palla, si prende mezzo blocco da Meneghin, va dalla parte opposta, palla per D'Antoni che va al tiro da 3 punti, sbaglia abbondantemente, mai D'Antoni, contropiede Casertano, canestro di Gentile, mentre c'è D'Antoni che ha chiesto visibilmente un minuto, non ce la fa più mai D'Antoni. Mekadu va al tiro da 3, sbaglia, il rimbalzo però è suo, per Barlo, fallo di Gluccio. 2.27 al termine, più 5 per la Moby Girgi, 2 tiri liberi per Ken Barlo e quarto fallo di Gluccio, time out per la Tressel. Dai difesa! The big thing is we got a lot of time, okay? Dino, moltissimo tempo, okay? Giocare con calma. Tu vai a rimbalzo, okay? Allora, zona debole contro rimbalzo, okay? Tu vai a rimbalzo. Kenny and Bob, the zone doesn't block anybody else. Get the rebound. Calma. Ultimo time out della partita per Dan Peterson. Mentre Ken Barlow è in lunetta. Due tiri per lui sul quarto fallo di Giorgione Gluccio. Il primo Gluccio, scusate, mamma mia, Barlo evidentemente, ecco il tabellone, 2.27 al termine, 3 punti da recuperare per la Tressere, 3 punti da amministrare per la Moby Girgi. Palla Generali, la difende bene, da Gluccio che poi ha Gentile, per Donadoni fuori che va subito al tiro, sbaglia Donadoni, il rimbalzo è di Barlo per Gallinari e poi è D'Antoni che passa la metà campo attaccato da Esposito, fallo di Esposito su D'Antoni. Adesso si gioca tutto sui nervi. E vediamo Mike D'Antoni stanchissimo, stanchissimo sulla linea del tiro libero.
Tony al primo. Può arrivare a un punto la Tresser con questo secondo tiro libero, comunque è già a due adesso. La Tresser è a un punto dalla Mobil Girgi, ha recuperato 18 lunghezze la Tresser, 79 a 78, 1,51 al termine. Gentile va dentro. Generali riesce a tenere la palla per un tiro. Sbagliato ancora, 1,35, ha la palla la Tresser per un possibile vantaggio. Vediamo, vediamo cosa succederà. Non sappiamo che cosa dire. Rimessa ancora per la Tresser, 18 secondi da giocare con D'Antoni, veramente distrutto. Rimessa per Gallinari, che consegna la palla a D'Antoni, per McAdoo, che va in uno contro uno, si gira, torna indietro, vuole un tiro lui, non lo trova. Che tiro di Barlo, che va a segno! Ma Donadoni, che realizza da tre Donadoni, incredibile, 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 Donadoni ha gelato il Palatrussardi con questo canestro da tre punti e riporta in avanti la sua squadra. C'è anche fallo di Gallinari, che è il quarto fallo. Grandissima partita qui al Palatrussardi con Donadoni, bravissimo a realizzare il canestro giusto per riportare avanti la sua squadra. Un punto a 49 secondi dal termine, situazione anche tattica sfavorevole alla Tresser, che deve segnare per forza, e poi ci sarà del tempo ancora per la Mobil Girgi. Il pubblico si arrabbia un po', con i carabinieri che stanno in piedi, potrebbero anche sedersi per terra. Si riprende con un punto ancora da recuperare per la Tresser, 49 secondi da giocare. Chiama la L D'Antoni, con Meneghin che blocca per lui. Palla fuori per Gallinari, per McAdoo, finisce fuori la palla, è bianca, francamente questa ci sorprende un po', la palla non mi sembrava bianca, ma comunque Gallinari ancora, 30 secondi, è andata bene per la Tresser questa, questo ritardo, ma vediamo che cosa succede. McAdoo prende la palla, riesce a conservare il possesso della palla a McAdoo, dalla parte opposta per D'Antoni, che va lui a tiro, c'è fallo su D'Antoni, di Gentile, fallo su D'Antoni, di Gentile, che perde un po' la testa, che perde la testa, tecnico anche a Gentile, finiscono nel campo le protezioni della panchina casertana, confusione indicibile in campo. A 14 secondi dal termine, non sappiamo veramente cosa dire, qui è una bolgia infernale, il pubblico è tutto in piedi, il pubblico è tutto in piedi, un mai D'Antoni in lunedì. Vediamo se era tre tiri, se voleva tre, se era due tiri. C'è anche un tecnico probabilmente a Gentile che ha un po' esagerato. D'Antoni colloquio con i suoi colleghi americani,
Tre tiri per D'Antoni e poi si gioca per gli ultimi 14 secondi. Vediamo il grande Mai D'Antoni, grande comunque, tanto per chiarire, qualsiasi cosa accada adesso.